Sai che cosa, Bobby? È che tutti stanno scoprendo che sei un bravo musicista. Io sono felice, meglio tardi che mai. Io penso, lo faccio col cuore, è una musica che faccio col cuore. E mi piace molto adesso, nell'ultima parte della vita, rock e blues. E vedo che i giovani gradiscono anche il blues di John Lee Hooker, che è molto semplice, un blues degli anni 50. Piace molto. Sì, perché... una cosa che non, nessuno, purtroppo, anche se ci sono tanti giovani che stanno imparando gli strumenti, sì, sì, ci sono tanti, però insomma suonare. Comunque oggi il protagonista della seconda parte di questo nuovo Roxy Bar, bentornato, è Bobby Solo. Lo avete richiesto in tantissimi. Grazie quindi, di cuore, sono felicissimo. Tutti, ma quando viene, mi diverto Bobby, come quando un pazzo, mi diverto da morire qua. Tu basta che suoni, vero? Basta suonare e cantare. Basta che mi sento con le cuffie, perché certo. Mi piace non stonare. Per non stonare bisogna sentire bene. Musica, lo dico tre volte perché potrei dirlo 50 volte, perché adesso entriamo in un mondo di veramente musica. C'è un artista che nel corso del tempo siamo diventati amici, la prima volta che l'ho incontrato era il 78, eravamo a Bologna, io trasmettevo una piccola radio libera, lui era venuto perché c'era Vota la Voce al Palazzo dello Sport. E mi affascinò subito, io ero in piena era punk e decisi che lui era un punk e decisi che i suoi racconti mi facevano impazzire. Poi l'ho cominciato ad ascoltare come suona, come canta, eccetera. E noi iniziamo subito con un brano, I Got My Mojo Working. Il mojo, nel gergo slang del bluesman, era l'organo sessuale maschile. Quindi a God Man Mojo Working, io ho il mio organo sessuale maschile che sta lavorando bene. È un pezzo che lo cantò spesso Muddy Waters e adesso sul palco del nuovo Rocks Bar, Bobby Solo. Grazie Red. Got my mojo working, but it just won't work on you. I got my mojo working, but it just won't work on you. I wanna love you so bad, I don't know what to do. I'm going down to Louisiana to get me a mojo hand. I'm going down to Louisiana to get me a mojo hand. I'm gonna have you all, you women, get you under my command. I got my mojo working, I got my mojo working, got my mojo working, I got my mojo working, got my mojo working, but it just won't work on you. I got a gypsy woman giving me advice, giving me advice. I got a gypsy woman giving me advice. I got a whole lot of tricks. I got my mojo working, but don't work on you. All right. Oh yeah. Thank you.
got my mucho working, but it just won't work on you. I got my mucho working, but it just won't work on you. I wanna love you so bad, I don't know what to do. I got my mucho working, got my mucho working. I got my mucho working, I got my mucho working. I got my mucho working, but it just won't work on you. Allora, Bobby Solo con Giorgio Antoniazzi al basso, Lele Zamperini alla batteria e Bruno Marini, grande sax grande e tastiere. Bruno eh? Marini, grande musicista, Lele Zamperini e il mio grande Giorgio Antoniazzi. Lui suona molto bene anche l'organo Hammond, ma nel blues è molto bello avere un sax tenore, veramente è proprio la roba giusta. Senti, tu hai fatto, perché ogni tanto dovete sapere che Bobby Solo mi manda un brano che ha registrato, una volta mi manda dei brani, rifacimenti dei Beatles, una volta mi manda eccetera. Mi hai mandato, cosa hai fatto con anche lui? Cioè, cosa? Ho fatto un album di blues, che è il sogno della mia vita, con l'amico Marco Rossi di Azzurra Music, col quale ho fatto parecchi CD quando esistevano i CD, adesso non ci sono più, c'è Spotify. E il mio sogno era fare un disco di blues, e questo sogno si è avverato e mi sono divertito tantissimo con loro. Non abbiamo fatto sovrapposizioni, non abbiamo fatto autotuner, niente, e però sembra che è andato bene. E dov'è? Ce l'hai? Il disco è solo su Spotify, il CD non c'è, non si fanno più. Poi io mi ha dato il permesso il discografico di fare qualche CD per chi lo vuole, anche qualche vinile col tuo aiuto, con quell'amico bravo che sta in Toscana che fa i vinile. Fonè, Giulio Cesare Ricci. Con lui faremo, perché posso farlo nel contratto, io posso fare... Ma come si chiama questo disco? Si chiama Heartbreak Hotel. Heartbreak Hotel è un pezzo di Elvis... che Tony Joe White, il mio idolo, lo canta addirittura un'ottava sotto. Tony Joe White è uno dei miei artisti preferiti, come John Lee Hooker, Lightning Hopkins, Muddy Waters, eccetera. E Tony Joe White, se voi volete guardare col web, vedete Tony Joe White e i Foo Fighters da David Letterman, e vedrete che i Foo Fighters, che sono giovani, lo guardano come un maestro.
grande Tony, purtroppo non c'è più. Io l'ho presentato a Lugano al Festival del Jazz 10 anni fa. Anche questo è sul web, ero molto emozionato. Perché l'hai presentato tu? Allora, io sono andato a sentirlo, perché era una cosa vicina da dove abito io, a Pordenone, era abbastanza vicino. Certo, Pordenone e Lugano sono 2 chilometri. E, beh, che cavolo dici? Beh, rispetto a me, io sono abituato, per me, diciamo, fare 100 chilometri è come andare a prendere al bar il caffè. E adesso sto andando dall'amica mia cara Mara Venier, ogni settimana faccio 200 chilometri per andare a prendere i musicisti da Verona e poi 500 a Roma. Quindi ogni settimana, 79 anni, il 18 marzo, mi faccio 1400 chilometri a settimana. Per ora resisto, e poi chi lo sa. Tony Joe White l'ho presentato io perché il suo manager ha visto l'affetto, l'amore che avevo per lui, mi ha fatto entrare in camerino, aveva una Stratocaster che gli aveva regalato un grande del country, Waylon Jennings, perché Waylon Jennings suonava solo le Telecaster, e quindi era una Stratocaster del 59, oggi varrebbe 30-35 mila euro, gliel'ha regalata a Tony Joe, lui la stava regolando e aveva già una bella bottiglia di Merlot, se l'era bevuta tutta, ma era perfettamente tranquillo. Io l'ho presentato e ti dico, è stata un'emozione. C'è sul web. Ma adesso fai, cosa fai adesso? Beh, Break Hotel? Ho parlato di Tony Joe White, mi maggiore, tanto Bruno sa suonare in tutte le tonalità. Invece Tony Joe White gli ultimi 15 anni girava solo col batterista di Memphis, perché diceva che così non c'era problemi a cambiare la tonalità. Il mio grande idolo. E beh, possiamo fare un pezzo suo che si chiama Polk Saladini. Okay. Posso? Here we go. Down in Louisiana, where the alligator grows so mean, leave the girl that I turn to the world, make the alligator look mean. Polk Saladini, well, the gator's got your granny. Everybody say I was a sin, 'cause her mama was a working on a chain gang. Chain gang, chain gang. Every day before it's supper time, she goes down by the truck patch, pick her a mess of pork salad, carried in a home in a tote sack. Pork salad, Danny, well, the gator's got to granny. Every night when she was ashamed, 'cause her mama was a working on a chain gang. Chain gang, chain gang. Her daddy was a lazy and no count, and he claimed that he had a bad back. All of her brothers were fit for to steal watermelons out of her track. Pork salad, Danny, well, the gator's got to granny. Every day was the day of fight, 'cause her mama was a working on the plane gang. Chain gang. Was fit for to steal watermelons out of her track. Pork salad, Danny, well, the gator's got to granny. Every day was a mean so tight,
Cause her mama was a working on a moonlight chain gang. To me pork salad, Danny, you know I had a meal. Suck it to me pork salad, Danny, you know I had a meal. Suck it to me pork salad, Danny, you know that I had a meal. Bobby Solo, fra l'altro io non riesco a capire come facciate ad andargli dietro, perché vi spiego una cosa, noi qui in sala non sentiamo la voce perché lui è collegato direttamente a un, lui ha una piccola astronave, tu non senti la sua voce, no, tu non senti, ah tu perché tu c'hai le cuffie, tu non senti la voce, no, quindi voi andate a abbassare un po' il basso, mi sta dicendo. Allora, ti voglio far vedere, vieni qui, fai vedere tutti gli scatolini, sì, che c'ha. Quanti ne hai di questi scatolini? 35. Li cambio un po' perché mi annoio. E questi sono, questi qui è un overdrive classico, the blues drive. Allora, fammi sentire come cambia il suono della chitarra. E beh, allora, questo è una copia del clone, è quasi un booster, quindi senza è così. Oddio. Così, invece così. Questo è uno, poi c'è Blues Driver. C'è appena appena un po' di crunch. Faccio io. Poi questo è forte, sta questa marca qua. Questo è cinese. È cinese, sembra che il governo cinese gli ha dato tanti soldi e sta dando un po' fastidio alle ditte americane, perché funziona da paura e costa pochissimo, e c'ha pure qui un po' di distorsione. Qui invece c'è un po' di booster, poi c'è un po' di chorus che dà un po', se dovete fare un pezzo lento come faremo dopo, allora ci mettiamo un po' di chorus. Poi c'è questo Atlantic, sempre cinese, Atlantic Nux, c'è il riverbero, senti? E poi c'è anche un po' di eco, di delay. E poi c'è questo che si chiama Carbon Copy, perché è fatto in modo come i vecchi echi a nastro. Dovrebbe essere così perlomeno. C'è un bel eco. È così. Poi qui cosa c'hai qui? Questo è per sentire io. Questo qui è un mixer digitale dove io sento bene.
Certe volte la gente pensa che io non ci senta e ho un apparecchio, no? Questo no, questo è, diciamo, è come stare in sala di incisione, quindi sento tutte le piccole sfumature della voce e non troppa confusione. È un mixer digitale caruccio, costa 220 euro e poi c'è questo amplificatore favoloso deluxe. È un deluxe però digitale, perché quando cantiamo certe volte in certe piazze la corrente magari non è a 220 e la valvola soffre subito e satura. Invece lui, anche se va a 210 non a 220, non ha mai problemi di andare in saturazione, quindi è ottimo. Che pezzo facciamo adesso? Io ho qui, guarda, ce ne so 2000. Perché prima io ti avevo chiesto Art Break Hotel, visto che parlavi del disco Art Break Hotel, Gatman Mojo me l'hai fatta. No, no, ma Art Break Hotel hai bisogno del testo o te la ricordo? Ah, non ce l'hai, non l'hai preparata? Lo doveva portare zio Marco Rossi, ma è sparito. No, 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 mi piace, no, dovete sapere una roba. Sono andato a Verona. No, lo devo dire perché sei tornato ai vecchi tempi, sei sempre come ai vecchi tempi. Cioè? Quando noi ci siamo sentiti... Che ci siamo anche visti. Hai detto Got My Mojo Working. No, oggi ti ho detto inizio. Con cosa inizio tu? Me lo sono dimenticato. Quando ci siamo incontrati, tu hai detto ho fatto questo disco. Che si chiama il titolo Heartbreak Hotel, però adesso le nostre segretarie. No, ma adesso lo vanno a fare. Ce lo fanno al volo. No, cioè fai fare Heartbreak Hotel. Allora, no, ma tu hai detto, viene anche quello con cui ho fatto il disco. Fatto insieme a loro. Bravo, Mari. E così facciamo Art Break Hotel. Tu mi avevi detto. Sì, ma mi ha detto. Ho portato 30 testi tranne Art Break. Zio Marco Rossi ha detto che mi portava tutti i testi di quell'album. L'hai visto i due testi? No. Manco io. Beh, allora adesso li facciamo. Intanto facciamo Big Boss Man. Ce l'abbiamo qui. Questo Big Boss Man, che pezzo è? Sai, questo qui l'ho cantato da te con Clarence. Tu mi hai dato un onore incredibile. Mi hai fatto cantare con Clarence Gatemouth Brown. Clarence Gatemouth Brown è un fenomeno e c'è il video anche sul web della tua trasmissione dove tu, grazie al cielo, mi hai portato sempre da 40 anni e c'era anche Pelù che ha ballato un pochettino e abbiamo fatto questo Big Boss Man, lì l'abbiamo fatto un po' latinoide, un po' stile latino, infatti lui ballava come in Brasile. Questa volta non so come lo faccio perché io improvviso sempre. Ma tu non sai cos'è, tu sai che la sigla finale del mio nuovo Roxy Bar, no, c'è un pezzo storico del Roxy Bar e io per sigla finale di oggi, lo vedranno, sì, saranno tu e Clarence, no, non Clarence, Clarence è già su, no, Tom Jones. Tom Jones, bravo, con Tom Jones io che Tom. Fate green green grass of all. Tom io lo incontro, no, lo diciamo alla fine quando lo presentiamo, è giusto, e allora lo diciamo dopo. Big Boss Man, okay, Bobby Solo. Vediamo come lo facciamo, non lo so, però belli rilassati, Il blues è rilassato. Big Boss Man, can't you hear me when I call? Big Boss Man, can't you hear me when I call? Well, you ain't so big, you're just tall, that's all. Got me working, boss man, walking round the clock. Want me a drink of water, but you won't let Jimmy stop. Big boss man, can't you hear me when I call? Well, you ain't so big, you're just tall, that's all. Well, I'm gonna get me boss man, wanna gonna treat me right. Work hard in the daytime, rest easy at night. Big boss man, can't you hear me when I call? Big boss man, can't you hear me when I call? Well, you ain't so big, you're just tall, that's all. Come on, man. Mm-hmm.
got me working, boss man, working around the clock. Want me a drink of water, but you won't let Jimmy stop. Big boss man, can't you hear me when I call? Well, you ain't so big, you're just tall, that's all. Can't you hear me when I call? A big boss man, can't you hear me when I call? Well, you ain't so big, you're just tall, that's all. Right on. Bobby Solo, Big Boss Man, vieni qua, venite con la luce su di me, sì, tu, vieni qua. Io? No, non tu, tu, lei. Devi sapere, Bobby, che questa ragazza, sì, questa sera viene battezzata, cioè nel senso che lei non ha mai visto un concerto di musica dal vivo. Possibile. Cioè, scusa, come ti chiami? Iana. Allora, Iana è una collaboratrice di NAMI, NAMI Organiche e Microorganismi. Tu mi hai detto prima che non hai mai visto la musica dal vivo. Esatto. Noi giovani stiamo sbagliando tutto. State sbagliando tutto? Cioè, che sapore ha? Cioè, per la prima volta ascoltare degli strumenti veri. Sì, a parte quello, un tipo di musica vera. Noi ascoltiamo... Oggi Alessandro mi parlava di come Bobby ha aggiunto il nome solo dopo, no? E io a che cosa l'ho paragonato? Come sfera aggiunto e basta. Ma tu ascolti trap? Cosa ascolti? No, beh, io in realtà avendo un moroso che è un po' più datato di me, un po' più stagionato, ascolto Celentano, Mia Martini, e mi ha raccontato chi è Bobby, appunto, e della storia che ha fatto. E ho ascoltato una bellissima canzone l'altro giorno che si chiama Una lacrima sul viso. Ah, per la prima volta hai ascoltato Una lacrima, esatto, sul viso. Esatto, bellissimo. Cioè, ha soltanto 60 anni Una lacrima, cioè, quest'anno Una lacrima, esatto, sul viso ha 60 anni e tu l'hai ascoltata per la prima volta. È meglio tardi che mai, no? Certo, no, ma va bene, ma però c'è un altro fatto. Com'è possibile che tu non sei mai andata a un concerto? Non mi è mai capitata l'occasione. L'occasione? È l'occasione, manca. Ma non è che tu ti inciampi in un concerto camminando per strada, dici, non hai mai avuto la curiosità di andare a sentire della musica dal vivo? Non è successo. Ma di dove sei originaria tu? Estonia, dove abiti? Sirmione, ecco. A Sirmione non c'è nessun concerto, nessun locale che fa musica dal vivo? Sì, però arrivano i carabinieri poi, perché a mezzanotte la vicina del ristorante magari li manda via, quindi... Sì, ma tu non ci hai neanche andata prima di mezzanotte allora? No, non mi è capitato, sinceramente. Vabbè. Comunque lui si chiama Bobby Solo, in sì, realtà si chiama Roberto Satti, e quest'anno lui festeggia, cioè la sua canzone più famosa, si chiama Una lacrima sul viso, che ha venduto... Quanti milioni ha venduto, Bobby? Ma qui sono un po' un mistero, perché... Per quello che sapevo io... No, vieni con me che andiamo... Vieni. Allora, aspetta. Per quello che sapevi tu... Quello che sapevo io aveva venduto 2 milioni e mezzo in Italia, 3 milioni in Giappone, 2 milioni e mezzo in Francia,
un milione circa in Sud America e tanti altri paesi per arrivare a qualcosa come 12 milioni. Però il mio batterista Zamperini, lui è molto sui social, ha guardato Google e su Google, ma credo si siano sbagliati, c'è scritto che ho venduto 57 milioni. Io quei soldi non ho visti mai, quindi credo che Google si è sbagliato perché non ho mai visto i soldi di 57 milioni. A parte il fatto che tu non hai visto neanche i soldi dei 12 milioni. È vero, molto pochi, anche perché mi dettero il 2%. Il direttore artistico, quando mi ha sentito la prima volta, per caso, perché ero andato lì ad accompagnare Andrea Loecchio, un mio amico povero che non c'è più, allora quando mi ha sentito mi ha detto: ma lei lo farebbe un disco? Io avevo 18 anni. Lei lo farebbe un disco? Io ho detto: ma guardi, mia mamma mi dà solo 5.000 lire al mese, non so se posso. No, no, ma se lei vende i dischi, i soldi glieli daremo noi. Ah beh, allora in questo caso si può fare. E a quell'epoca Ornella Vannoni o Gaber prendevano il 6%, il 7%, e mi fa: a lei le va bene il 2%? Io non volevo i soldi, volevo solo cantare. Gli ho detto, per incoraggiarlo, facciamo l'1. E lui mi ha detto: no, dopo il 2 ci arrestano per corruzione di minore, e allora faccio il 2. Per me non era interessante. Però ecco, il 2%, la stessa cosa è successa nel 78. Ero a cena con un produttore di una band, una ragazza bionda con tre ragazze di colore che avevano fatto Black is Black Dance, avevano venduto 5 milioni di copie. A mezzanotte gli ho detto a questo produttore: ma perché non facciamo La lacrima sul viso Dance 78 come la canzone di Grace Jones, La vie en rose, con Je vois la vie en rose? E lui mi fa: a mezzanotte, fermati. È andato al telefono, non c'erano i telefonini, e ha chiamato il più grande produttore di Parigi, e insomma in poco tempo abbiamo fatto il disco nello studio del marito della Cuccarini, che prima era di Boncompagni, e abbiamo venduto 2 milioni di copie in Francia nel 78 con questa versione dance. E quindi a 2% ricordo che mi hanno pagato alla banca Rothschild, a Rue de la Grande Armée, vicino al centro di Parigi. E allora, quando mi hanno pagato, volevo che facesse più effetto i soldi del 2%, quindi ho detto: me li date tutti da 20 franchi. Così c'era una bella valigia piena di banconote. E mi sono divertito. Poi, a 100 metri dalla banca Rothschild, c'era il negozio country del grande Johnny Hallyday. E allora mi sono comprato 4 stivali, uno di tartaruga, uno di pitone, non di tartaruga, scusa, di lucertola, uno di pitone, uno di coccodrillo e uno normale, più 4 camicie country con dei disegni in pelle. Appena ho avuto il guadagno, mi ha fatto molto piacere. Ma li hai spesi tutti per comprare quella roba lì? No, una parte. Ma i soldi vanno e vengono. Da te vengono pochi e vanno tanti. Sì, ma l'importante è che ogni tanto qualcosa arriva, certo. Se no un guaio. They come and go, like the blues. They come and go. Senti, ma secondo te, visto che sono 60 anni, visto che a Sanremo festeggiano tutti tranne che te, non si capisce bene perché. Perché tu poi sei uno poi fuori dal sistema, eh? Tu sei uno che la manda a dire, senza stare a raccontare tutto, però tu sei uno libero, diciamo, ok? È vero, infatti ho avuto un bellissimo articolo proprio stamattina da Libero, che ha detto delle cose molto belle su di me. È vero. Ma la vogliamo fare La lacrima sul viso o non la vuoi fare? Perché no, why not? Ok, vieni Diana. Archi, ma abbiamo un sax. La maggiore pure col sax. La maggiore col sax la puoi fare. Una versione saxifera. Hai mai fatto La lacrima sul viso col sax? Mai. Manco io. Mai. Sei un musicista. Ma io adoro improvvisare. Non molto, ma sono... Da una lacrima sul viso ho capito molte cose. Dopo tanti e tanti mesi ora so cosa sono per te. Uno sguardo ed un sorriso,
ma svelato il tuo segreto, che sei stata innamorata di me ed ancora lo sei. Non ho mai capito, non sapevo che tu mi amavi, ma come me non trovavi mai il coraggio di dirlo. Ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me, che non amo che te. Sapevo che tu mi amavi, ma come me non trovavi mai il coraggio di dirlo. Ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me, che non amo che te, che non amo che te, che non amo che te, che voi. All right. No, sai qual è la cosa più bella? Era Bruno Marini che non sa, non l'ha mai sentita, cioè no, l'ha sentita, però non l'ha mai suonata, non ha neanche fatto le prove perché è arrivata in ritardo. E allora guardava te, che, di cui non sente la voce, ti guardava senza sapere, guardava il labiale e dice: ma io adesso quando entro? Per fortuna tu ti sei voltato e ha detto: vai tu adesso. Lo guido, lo guido. Proprio così. Non sento la voce, non sento nulla. Oh yes. Però, allora, La lacrima sul viso è il tuo brano storico che ha venduto 52 milioni di copie. Sì. Se ti avessero dato un euro. 7, ma io non ho mai visto niente di tutto ciò. Credevo 12, ma comunque è una canzone che... Scusa. Se ufficialmente sono 12... Sì, perché Google ha scritto 57? No, perché ufficialmente la carta discografica ne dichiara 12. Ah, non lo so. Ma scusa, tu non andavi a Palermo, ma hai raccontato una roba e ti è venuto a prendere il rappresentante e hai detto: hai visto questa macchina? Lacrima! E allora, prima cosa, la cosa nasce così. Dopo la mia esibizione in playback, a me la Ricordi non aveva molta fiducia in me. La Ricordi diceva che avevo i bassi di Frankenstein e il falsetto di uno di Cappella Sistina. Poi mi dicevano: tu non devi seguire Elvis, tu devi seguire Celentano. Io sono molto amico di Adriano, lo stimo enormemente, però ero innamorato di Elvis. Comunque, quando vado a cantare, poi dalla paura dell'emozione, vedendo Paul Anka, Frankie Avalon, Frankie Lane, Bobby Rydell, ho detto: ma cosa sto venendo a fare? Io sono una nullità. Quindi mi è andata via la voce. Allora, la Ricordi mi aveva messo al Royal, all'albergo, non in una camera, nel sottoscala, dove c'erano i camerieri che si lavavano, c'era solo il lavandino, il gabinetto era sopra la hall,
Però nella notte, dopo la mia esibizione in playback, sono arrivati, ahimè, 350.000, ti giuro, ordini di 45 giri della lacrima. Quindi mi hanno portato da sotto alla mattina dopo, mi hanno portato in una suite. Quindi dalle stalle sono salito alle stelle. Poi io non capivo quando mi dicevano stiamo vendendo tutte queste centinaia di migliaia di copie, allora mi ha portato il capo della Ricordi a via Salomone a Milano e vedo due lunghi tir e dico ma cos'è è una cosa di frutta? No, quelle tir sono tutte lacrime che vanno al sud, tutte e due tir pieni di questo disco, di sto 45 giri della lacrima. E allora ricordo che la prima volta sono andato giù in Sicilia a fare la televisione, è venuto a prendermi il rappresentante e mi ha detto Bob, la vedi questa macchina? Si chiama una lacrima sul veso. Mi fa piacere. Poi mi ha portato a mangiare a casa sua un bel lattico. Bob, lo vedi questo appartamento? Si chiama una lacrima sul veso. Mi ha fatto piacere. Cioè, sicuramente ti hanno guadagnato parecchi, mi fa molto piacere. Tu senza, cioè, tu con la lacrima non ti sei fatto né un appartamento né una macchina. Beh, avevo il 2%. Avevo il 2% e... Sì, ma però te ne hanno dichiarati molto meno di quelli che in realtà hanno venduto. Lo so, ma ormai quello che è stato, per cui non mi preoccupo tanto. Visto che hai nominato Adriano Celentano, mi ha raccontato Albano, che non Albano, Don Bachi, che una volta ha parlato con il rappresentante del Lazio, che gli ha detto che avevano venduto 250.000 copie solo in Lazio dell'Amore. Ti ricordi la canzone? Bene, dice, allora è andato a Celentano e ha detto, scusa Adriano, ma... Cioè, qui mi hai detto che abbiamo venduto 150.000 copie in Italia, ma se solo in Lazio ne ha vendute 200.000. E pare che Adriano Celentano gli abbia detto, inginocchiamoci e preghiamo perché ci stanno derubando. Beh, è vero. Poi ricordo un manager molto simpatico, che purtroppo non c'è più, il grande Fausto Paddeu. Fausto Paddeu mi diceva sempre, voi cantanti fate il lavoro più bello del mondo. Quindi non siamo noi manager che vi dovremmo pagare, siete voi che ci dovreste pagare noi. Mi diceva così e ricordo che ai musicisti gli diceva in romano tu fai finta di suonare e io faccio finta di pagare. Grande Paddeu. He's a great man. Allora, a proposito di manager, c'era una storia molto bella che riguarda Elvis Presley, visto che hai nominato Elvis Presley, con il colonnello Parker. Allora, dopo questa lacrima, questo grande successo, io che per me Elvis era il mio faro illuminante quando avevo 14 anni, ho chiesto al capo della Ricordi, gli ho chiesto di parlare con l'RCA di New York e di parlare col manager di Elvis per avere un suo autografo. È arrivata la lettera si chiamava David Sarnoff, il presidente dell'RCA New York. È arrivata una lettera che aveva poi il bollino rosso RCA New York, che dice il colonnello Parker, il manager, dice se questo ragazzetto di 19 anni poi si fa pubblicità mi deve pagare $6,000, se no l'autografo di Elvis non glielo do. E purtroppo io non ce l'avevo $6,000 perché avevo cominciato appena e i soldi sono arrivati quel 2% dopo un anno e mezzo. C'è un'altra vicenda che riguarda il colonnello Parker, che quando Elvis, dopo che aveva fatto il militare, è tornato in America nel 60, c'era una città che aveva raccolto $100,000, che nel 60 sono una grande cifra, perché volevano Elvis Presley. Allora hanno chiamato il colonnello Parker e ha detto noi abbiamo raccolto $100,000 per avere Elvis Presley, e il colonnello Parker ha detto a me mi vanno bene $100,000. Ragazzo? Che gli diamo a questo ragazzo? Sì, ma Parker era talmente... Cioè, 100.000 per me, poi al ragazzo, cioè Elvis, cosa gli diamo? Lui Parker, fuori dagli stadi di 80.000, prendeva lo spazio dove vendevano i popcorn, eccetera, e lo affittava a quelli che volevano vendere i popcorn, le salsicce, gli hamburger. Poi andava in mezzo a questi 80.000 con delle foto di Elvis più bello che mai, in colore, e le vendeva a $10. E era un uomo d'affari. He was a businessman. He was a businessman. Queste sono le cose che non vorremmo mai sentire dire del dietro la musica, ma noi vogliamo ascoltare i brani. Io ti ho portato il testo di Heartbreak Hotel di Elvis Presley. Allora, Elvis la cantava, Elvis è un tenore, io sono un baritono,
cercare di cantare come un tenore è come uno che ha dei piedi 45 e si mette una scarpa dei 40. E Tony Joe White, il mio idolo della Louisiana, che è bianco ma ha la voce da nero, l'ha fatta l'ottava sotto, e noi nel disco che abbiamo fatto con i ragazzi l'abbiamo fatta come Tony Joe. Vediamo come viene. Quindi dal disco Heartbreak Hotel, che trovate su Spotify. Va bene, sai. Spotify, c'è scritto Heartbreak Hotel Blues. E il signor Marco Rossi, discografico, ha detto che sta piacendo anche all'estero. Perché tu c'hai una voce incredibile, tu non te ne rendi conto, ma la tua voce è pazzesca. Ma io ti ringrazio di cuore, io spero che tu mi vuoi tanto bene, magari mi stimi tanto. Ho una voce un po' più corposa di quelle voci più alte, dei tenori, voce da baritono, anche Johnny Cash, anche Tom Waits, anche Leonard Cohen. Ci sono tanti cantanti che hanno la voce tipo I love the way you walk. Non I love the way you walk. Era il 1956 quando Elvis Presley ebbe un boom con questo brano Heartbreak Hotel, Bobby Solo. E non ho proprio idea di come farlo, quindi parto prima io. Since my baby left me, well, I found a place to dwell. Well, it's down the end of a lonely street at Heartbreak Hotel. Well, I'll be so lonely, baby. I'll be so lonely, baby. I'll be so lonely, baby. I'll be so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. They'll be so lonely, baby. They get so lonely, baby. They get so lonely, baby. They get so lonely, they could die. Bellhops still keep flowing, and the desk light dressed in black. But they've been so long on a lonely street, well, they never, never look back. And they got so lonely, and they got so lonely, baby. Well, they're so lonely, baby. They're so lonely, they could die. If your baby leaves you and you got the tale to tell, just take a walk down a lonely street to Heartbreak Hotel, where you will be so lonely, baby. Well, you'll be so lonely, baby. Well, you'll be so lonely, baby. So lonely you could die. Thank you.
it's always crowded, but you still can find some room for broken-hearted lovers to cry their inner gloom. Where they get so lonely, baby, they get so lonely, baby. Well, they're so lonely, baby, they'll be so lonely they could die. Heartbreak Hotel. Heartbreak Hotel. Oh, è arrivata anche la voce da noi, eh? Bella colpo. Ci hanno dato la voce anche a noi. Tu vivi in un mondo isolato, Bobby, perché tu sei immerso proprio totalmente nella musica. Sente anche fuori. Sono felice. Aspetta che ti ho fatto un casino qui. Cosa ho fatto? C'è una ronza, ho creato una ronza pestando un cavo. È caduto qualcosa, aspetta. Venite a dare un'occhiata. Che ho creato un casino qui. No, ma è strano perché prima non c'era. Prova, forse è qualcosa che riguarda. Ma prima non c'era. Lo so che prima non c'era. Eccolo. Ah, ecco, ecco fatto. Fenomenale. Beh, tutto questo è perché siamo dal vivo. Certo. Se siamo tutto registrato non succederebbe. Lo so. Cosa vuoi fare? Beh, facciamo un Hound Dog e un blues. Però Elvis era di Big Mama Thornton, una cantante afroamericana molto forte, potentissima, e poi l'ha fatta il nostro maestro Elvis e ci prova a farla anche lo zio Bobby. Fra l'altro Big Mama Thornton è una cantante che si chiamava Big Mama perché era un po' grossa, e lei ha fatto tre brani. Uno era Ball and Chain, che gliel'ha preso Janis Joplin, è diventato un cavallo di battaglia di Joplin. L'altro era Little Red Rooster, che l'hanno fatta in tanti, ok, tra cui Rolling Stone, e l'altra era appunto Hound Dog, che l'ha fatta Elvis Presley. Fra l'altro Elvis Presley fu siccome aveva fatto quell'apparizione all'Ed Sullivan Show dove muoveva, e devo dire una cosa se mi permetti, l'unica cantante credo italiana che ha cantato a Ed Sullivan, che era pazzesco, è la nostra Rita Pavone. Rita, sei forte. Beata te, hai fatto le foto con Elvis. Ecco, ed Elvis l'ha riconosciuta, perché Elvis è andato in studio di registrazione, l'aveva visto il giorno prima, Led Sullivan Show, e ha detto, ma tu eri... Però, invece, Elvis aveva fatto quell'esibizione con Heartbreak Hotel a Led Sullivan Show, scandalizzando tutto, perché fu chiamato The Pelvis Lanca, perché quel suo muoversi tutte le americane si erano eccitate. Questa è un'altra cosa che ho scoperto: aveva studiato questi movimenti di bacino dalle ragazze ballerine di burlesque, perché c'erano gli spettacoli lì quando facevano le fiere dei cavalli o le fiere degli animali, insomma, vendevano vitelli, mucche. Allora c'erano le ballerine burlesque che muovevano tutti i fianchi un po', poi viene anche dal ballo quello arabo, no? Quelle donne, quelle belle, o anche dalle hawaiane. Anche le hawaiane muovono così il bacino. Se lo muovo io mi portano all'ortopedico, quindi non lo muovo. Però lui l'ha copiato dalle ragazzine del burlesque che ballavano. E per il colonnello Parker fu approcciato dicendo, guarda che dovete, o non va più la Sullivan Show, allora gli hanno organizzato per Hound Dog un'apparizione dove lui era in frac con un bassotto su un trespolo, e lui dice è la peggior esibizione, si è vergognato di brutto aver fatto Hound Dog in quella versione. Ma io che sono un suo fan, ho visto il video, era fichissimo anche col frac e anche con sto bassotto che lui accarezzava. Era sempre figo. Elvis was a wonderful, incredible artist. Allora, Hound Dog di Big Mama Thornton, lanciato da Elvis Presley, reinterpretato da Bobby Solo. Why you nothing but a hound dog crying all the time? You're nothing but a hound dog, baby, crying all the time. Well, you never got a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they say you was high class. Well, that's but just a lie. Well, they say you was high class, baby. That's but just a lie. Cause you never got a rabbit and you ain't no friend of mine. You ain't nothing but a hound dog crying all the time.
Well, you're nothing but a hound dog, baby, crying all the time. Cause you never got a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you were high class. Well, that was just a lie. Yes, they say you was high class, baby. Well, that was just a lie. Cause you never got a rabbit and you ain't no friend of mine. Nothing but a hound dog, baby, crying all the time. Well, you never got a rabbit and you ain't no friend of mine. Go! Nothing but a hound dog crying all the time. Well, you never got a rabbit and you ain't no friend of mine. All right. Bobby solo. Bobby, stacca un attimo l'auricolare, vieni a sederti qui un attimo. Arrivo. Stacca la chitarra perché volevo parlare con te di un altro aspetto della tua vita, che è un aspetto, diciamo, un aspetto dall'altra parte del microfono, no? Eccomi. Allora, eccomi. Cavolo ragazzi, ma sei bravo, porca vacca, ma sai che anche come, sai perché mi piace come chitarrista? Perché non sei invasivo, cioè tu fai l'essenziale. E anche per il resto non lo so fare. Non sono Steve Vai e neanche Steve Vieni. Cioè poi la musica afroamericana è così, è semplice. Molto semplice. Diciamo, i musicisti che poi seguono questa bellissima trasmissione sanno. La pentatonica. Sono sempre quella. Allora, tu c'è stato un periodo... Allora, tu hai avuto alti e bassi, ok? Sì, è vero. Alto la lacrima sul viso, hai vinto Sanremo con Se piangi se ridi. È vero. Poi dopo hai avuto un po' basso. Molti alti e bassi, ma poi è bello. Sei tornato su con Zingara. Sì. Poi negli anni 70 sono stati anni un po'... Ho aperto una sala di incisione. Ecco. Gianni Morandi si è messo a studiare il contrabbasso acustico. Io ho aperto una sala di incisione. Che è stato per me un grande piacere perché il primo banco Neve inglese che costava una fortuna, ahimè, il primo banco Neve l'ho portato io nel 74. Lo studio si chiamava Chantalen, col nome dei miei primi due figli, Chantal e Alain, che adesso sono grandi. Alain mi ha dato 4 nipoti, Chantal no, e Muriel altri 4. Quindi un bacio ai miei figli, a Ryan, a Veronica, a tutti quanti i miei, Chantal, Alain, Muriel. Per cui nello studio Chantalen. Ma è vero che tu mi hai raccontato una volta, mi sembra, che tu hai venduto gli appartamenti che ti avevano lasciato per fare la sala. Ahimè, sì. Sì, cioè? Questo non lo volevo dire perché potevi passare da fesso. No. Però la realtà è che io vidi un disco di James Taylor in una fattoria americana. Vidi questa foto con lo studio dentro e ho detto devo fare uno studio come James Taylor.
Allora mia madre era disperata perché aveva preparato questi begli appartamenti per me, ma io volevo fare questo studio. Allora vado a via Aurelia e c'era l'avvocato di Cosimo, che aveva 85 anni, e gli dico: suo avvocato, posso affittare questa bella fattoria tutta rossa, quel colore come l'ANAS? No, perché voi cantanti vi drogate, non vi voglio, ma io le pago un bel affitto, la prego. Alla fine, dopo un mese di preghiere imploranti, l'avvocato di Cosimo mi ha dato la fattoria. È stato bello perché ho partecipato anche a tutto l'isolamento acustico, abbiamo messo anche per l'umidità catrame bollente insieme agli operai che mangiavano, mi offrivano da mangiare, c'erano delle gamelle di metallo con dentro pezzetti di carne e piselli col lardo e mangiavamo tutti insieme col freddo a novembre e a dicembre. Alla fine abbiamo fatto questo studio e praticamente ho fatto venire, sono venuti Alan Sorrenti, due album, Patti Pravo, un album, Raffaella Carrà e poi Napoli Centrale. Solo che Napoli Centrale voleva registrare dalle 9 di sera alle 8 di mattina, era un po' dura. E allora il povero tecnico, grande tecnico Patrignani, il secondo giorno è cascato sul banco svenuto. E James mi ha detto: Bob, o fonico fai tu. Ma io non sono un tecnico. No, no, tu c'hai un orecchio musicale, mi devi fare un rullante come i Weather Report. Alla fine, se guardate sul web, il disco Mattanza, il fonico, ahimè, è Roberto Satti. Io non sapevo, non mi ricordo più niente dal 75, lo sono andato a riascoltare sul web e non ho sbagliato tanto, il suono non è brutto. Me la sono cavata. James Senese ha vinto lungo. Ma poi tu hai chiamato qualcuno dall'America nello studio. Allora, fantastico, questo è bello raccontare, tanto ormai non ci possono arrestare, no? Allora succede che io mi trovo a Tokyo con il pianista Paolo Ormi di Raffaella Carrà, perché ho fatto 6 tournée per il Giappone con molto successo, ma non avevo mai cantato a San Francisco. E gli faccio: devo trovare il modo che da qui, da Tokyo, dovevo andare prima di tornare a Roma, dobbiamo andare a San Francisco. Allora chiamo Milano e mi dicono: quello che fa venire i cantanti è un signore di Montecatini che ha tutto il controllo della spazzatura di San Francisco, tutti i camion per pulire la spazzatura. E lo chiamo e mi fa: oh Bobby, ovvia, oh, sono molto contento, adesso ti faccio andare alla Fugazi Hall. E così è stato, sono andato alla Fugazi Hall, però prima decido di comprarmi una bella chitarra Telecaster a Van Ness Avenue e c'è un fonico alto 1,40 m con i capelli ricci, neri come Frank Zappa, i baffi come Frank Zappa, e mi dice: io sono per metà siciliano, metà ebreo, il mio nome di battesimo è Buffalo e faccio il commesso. A casa per hobby ho un 4 piste Ampex. E io gli dico: se io ti porto in Italia e dico che sei un fonico importante, te pago. E lui è venuto e sono stati tutti contenti con lui. Sono tutti contenti, poi sono dei particolari che ti ho raccontato ma non posso dire. Quali sono? No. Una storia non posso dire. È in prescrizione, Bobby. No, questa è una cosa brutta. Ah. Una cosa brutta nel senso che è una cosa privata. Sì. In poche parole, sì. Se vuoi ti faccio una sintesi molto breve, aiuto. In poche parole, lui aveva una bellissima ragazza, una moglie, che era rossa dei capelli, con una minigonna jeans e delle gambe bellissime e con dei zatteroni di 20 cm di sughero. Arriva con lei, dopo un mese mi fa: dobbiamo tornare in America. Perché? Stiamo lavorando così bene con tutti gli artisti italiani. Ci manca Tali. E chi è Tali? È un amico nostro. Morale, insomma, ho dovuto pagare il biglietto, è arrivato questo Tali e alla fine, una mattina, durante la registrazione di Sorrenti, alle 10 non arrivano. Non arrivano a mezzogiorno. Porto Aaron Sorrenti e il produttore a mangiare. E non arrivano a 1. Allora mi sono arrabbiato, avevo la doppia chiave a via Cassia e ho aperto e insomma stavano facendo un discorso insieme tutte e tre. Ah, ho capito. E io ho detto: oh, mortacci vostri, venite a lavorare, e li ho fatti venire, Poretti.
Ma poi, è un po' delicata sta cosa, andremo a finire su Striscia la Notizia. Ma no, ma che te frega. Poi dopo tu hai fatto venire anche il fratello di Jorma Kaukonen, come il chitarrista dei Peter Kaukonen, Jefferson Airplane. Peter Kaukonen. E anche lui è entrato, lui è già era un po' più bravo come fonico, nel senso, ha fatto anche il banco di mutuo soccorso. Sì. Ci abbiamo la foto. Certo che abbiamo una foto. Eccoli là. Allora, questa qui è la foto. E quello al centro con quella cosa indiana in testa era, penso... È Peter Kaukonen. Peter. E gli altri sono il banco del mutuo soccorso. E questo è il tuo studio Chantelain. Questo era il mio studio Chantelain, che era veramente all'avanguardia. Eravate un po' scoppiati. Qui mi sa che girasse anche qualcosa di strano. E qualcosa probabilmente, ma per ragioni di privacy. Però qualche cosetta girava. Anche perché per stare svegli la notte credo che... Sì, però insomma sono cose che in quell'epoca erano normali. Ah certo, come è finito lo studio Chantelain? Ahimè, problemi con il socio che ovviamente mi ha fatto qualche sgambetto, l'abbiamo dovuto svendere, l'ha preso un amico collaboratore di Renzo Arbore che ha registrato lì tutta la trasmissione, anche indietro tutta, le canzoni, il clarinetto, quelle bellissime cose del mio amico Renzo, e poi dopo lo hanno rivenduto. Prima l'aveva preso il bassista dei Nomadi, Maggi, il mio carissimo amico l'aveva preso, poi si era stufato e l'ha venduto. Io penso, Bobby, in sintesi, perché tu hai fatto parecchie, si può dire, cazzate nella tua vita. Sì. Sì, ma penso che chi, come si dice, chi scagli la prima pietra... No, chi è senza peccato scagli la prima quindi, pietra. Quindi, insomma, le cazzate, soprattutto sì, da giovane, si fanno. Sì, sì. Ma io credo che la più grande tu l'abbia fatta con Hirohito. Con Hirohito. Hirohito che era l'imperatore giapponese. Sì. Ma io purtroppo non sapevo chi era. A parte che Hirohito mi sembrava la frase romana me ne ero andato, io mi ero ido a Frosinone, no? Allora io faccio 40 concerti, vendo 3 milioni di copie in Giappone, inizio il concerto e mi capita che lunedì era l'unico giorno di riposo, perché 40 concerti, insomma, uno dietro l'altro, e arriva una bella signorina giapponese, Miss Kato si chiamava, e Miss Kato mi fa: Bobby, l'impellatore ti vuole a cena. E no, è lunedì, è proprio l'unico giorno libero. E da allora mi hanno cancellato per 5 anni. Poi sono tornato con l'organizzazione del Partito Comunista Giapponese, Min-On, e sono tornato a cantare grazie a loro. E poi sono tornato a cantare con il padrone della Yamaha. Era un signore di 83 anni, padrone unico di tutta la Yamaha. Motociclette, chitarre, pianoforti, che mi voleva molto bene. Poi ha fatto nel 72 un festival internazionale dove cantavano tutti i paesi, svedesi, polacchi, greci. Io pensavo che, dopo aver venduto quelle copie, pensavo che avrei preso almeno il terzo posto. Invece no. Allora ero triste e la segretaria di questo padrone della Yamaha 83enne ha visto che ero triste e lui ha creato il premio per me e mi hanno regalato una catena d'oro e poi una sveglia Seiko attaccata qua. Ma catena d'oro vero? Sì, sì. Quanto è durata? Ah beh, sono, vanno e vengono. They come and go. No, ma c'è la cosa bella di Bobby Solo. Però tu sei generoso. Allora, mi hanno raccontato che tu eri andato anche in disgrazia con la Rai, che insomma, allora erano riuscito a farti avere una chitarra dall'Ovation, credo, non lo so, perché non avevi mai... No, era la Gretsch. La Gretsch. Quando sono andato col fratello, con Little Tony a Sanremo. No, non quelli, prima. Ah. Prima. E tu dovevi andare a esibirti in Rai, sei arrivato senza chitarra. Perché, e Michele Di Lene, credo, ti ha chiesto, ma la chitarra dov'è? E tu avevi incontrato uno che dice che bella chitarra, gliel'avevi regalata? Sì, sì, ma ho fatto spesso, non che me ne vanto, non è che io sia chissà che generosia. Ma era l'unica chitarra che era più importante. Ma guarda, c'è l'amico che forse vedrà la trasmissione stasera, che era il commesso di musica arte a Roma, un negozio. Nel 70 io faccio la tournée in Stati Uniti per gli italiani,
mi compro tre, poi arrivo e mi compro tre chitarre. Avevo nel cofano della macchina un giubbotto di pelle Shot, che oggi costa 1450. L'avevo comprato in America, a New York. Lui l'ha visto, che bello, e io gli ho dato. Adesso, siccome ha messo qualche chilo in più, dal 70 è venuto a Roma quando ho cantato a Dominica Inn e me l'ha restituito. La prossima volta che mi inviti vengo con quel giubbotto. È originale, un Shot, però del 70, li fanno ancora adesso. Però questo è proprio roba da museo. Certo. E una volta ti avevano anche prestato una chitarra che tu credevi per Sanremo? La Grecia. Allora, proprio gli amici che abitavano qua vicino, della Fender, avevano la Grecia. E la signora dice, sa, una della società Fender qui, mi dice, sa Bobby, sappiamo che lei va con Little Tony a Sanremo e lei la vuole una chitarra Gretsch? Io penso in regalo. E dico sì, volentieri, datemela. Suoniamo, facciamo un pezzo di rock con Enrico Ciacci, tutto a posto, io ero convinto che me l'avevano regalata. Dopo tre mesi mi fanno, senta, allora ci vuole mandare 7 milioni. E dico, ma non me l'avete regalata? Alla fine, insomma, gliel'ho restituita. Io ho ridato indietro. Che pezzo facciamo adesso? Non è anche perché se ci mettiamo qui facciamo le 3 del mattino. Tu mi hai detto che dovevo fare un'ora e mezza. Sono le 11. Mi hai detto che dovevo cantare un'ora e mezza. È già passato tempo? No, siamo alle 11:27. E quanto manca alla fine? Manca ancora mezz'ora. E allora siamo a cavallo. Siamo benissimo. No, ti ho chiesto che pezzo fai. È quello che vedo là. Io volevo fare un pezzo, ma non lo sa neanche il bassista. Che pezzo volevi fare? Tu? Era in re. È un pezzo country. Qual è? Di Skeeter Davis. Skeeter Davis si chiama Lacrime Invisibili. Invisible Tears. Però la devo fare solo con la chitarra e la batteria. Vabbè, falla con la chitarra. Re maggiore. Invisible Tears in my eyes. Se non la sai è meglio non farlo, perché mi viene il macello. Però mi piacerebbe farla anche Invisible Tears. Mi piacerebbe anche fare Crazy di Willie Nelson. Sì. Nessun pezzo italiano stasera. Beh, se mi dai dei testi faccio anche pezzi italiani. No, ma va bene, facciamo. Io posso cantare. No, tonight we have an international Bobby Solo here. It comes from he did tour in all over the world, from Japan to United States of America. He sold 52 millions of copies of Una Lacrima sul Viso, but he didn't earn any money, no money. And now he goes to do, I don't think, what do you want to do? Invisible Tears? Invisible Tears è una canzone, perché qui siamo anche gli italiani. Cioè, ok. Siamo italiani. Io sono un po' l'Alberto Sordi, no? M'hai provocato. Invisible Tears, Skeeter Davis. Skeeter Davis l'ho incontrata in Giappone, era una cantante country, una bella bionda, con Chet Atkins. Tu sai chi è Chet Atkins? Porca vacca, c'è anche la Gretsch Chet Atkins. Allora, io ero un grande fan di Chet e quindi arrivo a Tokyo da Roma e nello stesso momento arriva da Memphis anche lui, con Skeeter Davis. Era vestito tutto arancione, di velluto, e dietro la schiena tutta una Torre Eiffel in Swarovski. Cioè un pochettino visibile, insomma, anche girà così per strada. Allora io gli chiedo l'autografo, ma c'erano tutte le ragazze di 16 anni giapponesine che mi chiedevano autografo a me. Allora lui fa, ma perché mi chiedi autografo se sei un cantante? E dico, perché sono un tuo grande fan. Io, Chet Atkins è uno dei chitarristi pazzeschi. Certo. Ha suonato anche in Giappone. Hai avuto anche dei consigli su come investire il tuo denaro che non avevi. Fats Domino. Allora arrivo nel 64 al Tokyo Prince Hotel e vado all'ottavo piano, c'è la Festival della Cucina Italiana, la Fettuccine Alfredo. E Fettuccine Alfredo, io entro e vedo Fats Domino con i capelli molto ricci, neri, e con una rete in testa, una retina. E mi guarda e mi fa, mangia con me, vieni qua. Io, ho spaventato, e mi fa, non mettere mai i soldi in banca. Io dico, a parte che ho 19 anni, i soldi ce l'ha mia mamma, gli fa lei le operazioni economiche, ma non li metto. Apre una borsa, c'era dentro 1,5 milioni di roba, di rubini, smeraldi, diamanti. Mi ha detto, io solo così. Aveva due guardie del corpo muscolose,
e mi ha dato sto consiglio. Tu, è un consiglio che tu puoi anche ignorare, potevi visto ma, soldi. Io invece mi ricordo una cosa divertente. Una delle serate, prime serate a Alcamo, un manager, non posso dire il nome, mi doveva dare 500.000 lire. Nel buio del night mi dà un assegno che doveva essere 500.000 lire nel 65. Io vado alla banca all'Eur e gli do l'assegno e loro mi danno una bella moneta a 500 euro di Papa Francesco, no, 500, di Papa Giovanni XXIII. 500 euro? No, mi danno una moneta a me, io do l'assegno, convinto che sono... Ma che anni era? Io sono... l'euro o la lira? No, no, erano, scusa, lire, ho sbagliato. 500 lire. Allora, io gli do, erano, per me erano 500.000, ma non l'avevo visto. Nel buio, nel night, me l'ha dato, l'ho messo in tasca. Gli do 500.000 lire e lui mi dà una moneta, quella della banca, una moneta di Papa Giovanni XXIII da 500 lire. E io faccio questo perché sono correntista. No Bobby, questo è la... ma come l'assegno 500.000? Praticamente sto manager aveva scritto 500 in lungo, 500 lire, non 500.000. È stata una piccola svista. Beh, una volta un'altra persona della RAI mi fece un assegno a Bobby Solo, che non esiste. Io mi chiamo Roberto Satti. E allora gli ho detto, beh, se c'era Sylvester Stallone... che gli facevi? Una segna a Rambo? Vai a fare, che cosa fai? Fai Invisible Tears allora? Sì, spero di farlo bene. Va bene, Invisible Tears, ci tiene a farlo. Ascoltiamo questo Invisible Tears di questo... io starei ore ad ascoltarlo, è troppo divertente. Adesso si attacca tutto lì, inquadrato, inquadra pure lui, che faccio la cronaca di lui che sta attaccando, attacca le cuffie, come vedete, and go, come and go, mette la cuffia, allora, ecco fatto, già la voce ok, non si sente più. Questo ora momento sento, sta prendendo la chitarra, che lui le cambia sempre le chitarre, adesso si è innamorato di questa. Right, tutto dal vivo. Ci sei? Invisible tears in my eyes, incredible pain in my heart, indestructible memories are passing in review. Impossible things they may get, improbable I will forget, indelible memories of sweet, lovable you. You're back again, and I'll take you in. Although I'm only seeing pictures of the past, those arms are not real, but somehow I feel, if I just close my eyes, then maybe this might last. Invisible tears in my eyes, incredible pain in my heart, indestructible memories are passing in review. Impossible things they may get, improbable I will forget, indelible memories are sweet, lovable you. You're back again, and I'll take you in. Although I'm seeing pictures of the past, those arms are not real, but somehow I feel, if I just close my eyes, then maybe
this might last. Invisible tears in my eyes, incredible pain in my heart, indestructible memories are passing in review. Impossible things they may get, improbably I will forget. Indelible memories of sweet, lovable you. Incomparable memories of sweet, lovable you. I like this song. Bello, lacrime. Ma tu hai mai pianto, Bobby? Io sì, sì. Ho pianto parecchie volte sentendo delle belle musiche. Quando è venuto a Soave, James Burton, che ha fatto un seminario e ha cantato vicino Verona, e lui ha fatto l'assolo di Mystery Train. Lui è stato il chitarrista di Elvis, di Ricky Nelson, di Emmylou Harris e anche di Sinatra. E quando ho sentito l'assolo ho pianto. Per fortuna avevo gli occhiali scuri, quindi non si è visto. Poi sono stato a cantare col mio amico Paul Ambach, che è un produttore, un manager di Israele, che aveva una grandissima agenzia di spettacoli, faceva venire i Rolling Stones, i Beatles, i Deep Purple negli anni 70-80. Ho sentito, 15 anni fa, siamo andati a Anversa, dove c'era Jerry Lee Lewis. Io ho cantato prima di lui 20 minuti, poi lui era la star, ma alla fine sono sceso, mi sono messo davanti al palco a sentirlo e quando ha cantato una canzone country mi sono messo a piangere. Poi il mio amico, l'avvocato Alduino Ventimiglia di Verona, mi ha portato a Verona un anno fa a vedere il film di Elvis. Ho rivisto un po' la mia vita, ho visto lui giovane e me giovane. E la cosa strana è che lui ha iniziato a 19 anni e io pure, e quindi mi sono commosso anche lì nel cinema teatro. Quindi tu hai pianto solo per fatti di musica, ma per fatti di dolori personali no? Per dolori personali me li sono tenuti dentro, mi si blocca tutto, è così. Non è che non soffro, però la lacrima, a parte la lacrima sul viso di cui sono stato l'interprete, e diciamo mi viene da piangere quando sento la musica. Quindi tu vieni da piangere per cose positive, per cose belle. Ma ti dirò di più, adesso quando vedo i bambini piccoli, e prima quando è nato Alain, io avevo 23 anni, lui ce n'ha 55, non ero molto, non capivo bene cosa sono i bambini. Adesso quando vedo i pupetti, anche di genitori giovani di 40 anni, quando li vedo con quel visetto, mi viene da piangere, mi commuove. Non so perché, sarà l'età. Vedo che c'è questo brano, vuoi fare questo brano? O vuoi fare... Non lo so. Ecco, ma tu hai mai rischiato ad andare in prigione? No, non sono mai arrivato a questo. Ma Johnny Cash non è mai andato in prigione, tranne qualche volta, perché quando lui prendeva qualche pilloletta per avere energia, prendeva qualche pilloletta e allora diventava un po' violento, dava qualche pugno. E allora praticamente l'hanno arrestato per poche ore, Johnny Cash. Ha fatto questo concerto storico nella prigione di Folsom, sì. Dove ha composto questo... Non c'era solo lui, c'era anche Carl Perkins, c'erano altri, sì, artisti. È uscito, fra l'altro, un bellissimo cofanetto con tutte le registrazioni, perché non ha fatto solo uno, e ha composto questa canzone che è stato un grandissimo successo. Si chiama Folsom Prison Blues, Johnny Cash, interpretato da Bobby Solo. Proviamone un po'. I hear the train a-coming, it's rolling round the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck at Folsom Prison, and time keep dragging on. But the train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby,
My mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear the whistle blowing, I hang my head and cry. I bet this rich folk in a fancy dining car, they're probably drinking coffee and smoking big cigars. But I know I hate it coming, I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. Well, if they freed me from this prison, if the railroad train was mine, I'd bet I'd move it on over a little further down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let the lonesome whistle blow my blues away. From this prison, if that railroad train was mine, I'd bet I'd move it on over a little further down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let the lonesome whistle blow my blues away. And I'd let the lonesome whistle blow my blues away. Normalmente Holly, la cagnolina sta di là, raramente viene ad ascoltare musica. Ma il nome Bobby è un po' da cane, quindi I love you, sweet, sweet girl. Ma c'è anche te, anche Molly. Molly, esatto, Holly e Molly, vedi? Esatto. Molly è una cagnetta favolosa e ce l'ha consigliata mio figlio Alain, che ha una ditta di allevamento di cani Golden Retriever. Io volevo quel cane che è nel logo dell'RCA, come si chiama quello? È un cagnetto Della Victor, è nella voce del padrone. Sì, nella voce del padrone. Però che ascolta il megafono, il grammofono. Ascolta l'altoparlante del megafono, però Ryan mi ha detto che era troppo nervoso come cane. Invece Molly è una più tranquilla, come lei, come questa qua. È stupenda. È come un essere umano, guarda che occhietti. Santa, ti piace la musica di zio Bobby? Però sarebbe meglio un bell'osso.
Senti, cosa fai adesso? Se possiamo, country, do maggiore. Sai country? Cioè crazy? Sì. Willie Nelson, si è lodato il cielo, meno male. Crazy, pazzo, Willie Nelson interpretato da Bobby Solo. Cosa succede? È tutto improvvisato. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. Well, I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted. And then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do myself let my worry wondering what in the world did I do? Did I do crazy for thinking that my love could hold you? While I'm crazy for trying and crazy for dying, and I'm crazy for loving you. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. Well, I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted. And then someday you'd leave me for somebody new. Who worry? Why do I let myself worry? Wondering what in the world did I do? Did I do? Crazy for thinking that my love could hold you. While I'm crazy for trying, crazy for dying, and I'm crazy for loving you. Pazzo. Any Places Paradise sono due pezzi di blues che può anche suonare l'amico. Poi c'è un Let It Be. No, Let It Be l'hanno fatta tanti. E quindi non la facciamo. No. Let allora It Be. Allora possiamo fare So Glad You're Mine. Dal no, disco questa anche dopo. Ah, Fly Me Subito. Subito. Questa è dell'amico Frank Sinatra. Ti rubo questi che mentre tu fai Fly to the Moon guardo cosa c'è ancora in cantiere per fare la canzone. In cantiere, hai ragione. You're right. Allora, Fly Me to the Moon è un classico, l'ha fatta anche Frank Sinatra. L'ha fatta Sinatra, ma la cosa forte è quando dicono, perché ci sono quelli che dicono che non sono mai stati sulla Luna, invece molti dicono e fanno vedere i film che ci sono, sembra insomma che su questa astronave che andava c'era una musicassetta e quando si sono avvicinati alla Luna hanno messo questo pezzo. Fly me to the moon, fammi volare sulla Luna. Ok, è un'utopia perché non ci sono andati. Quello io non lo so, cioè qualcuno dice di sì, qualcuno dice di no. Io prove effettive non ne ho. Nel 1969 tu telefonavi col telefono a gettone? Assolutamente sì. Oggi hai il telefonino.
Sì. La macchina non c'aveva tutte le diavolerie che hanno oggi elettroniche. È vero. C'avevi il navigatore per portarti a destinazione? No, andavamo in tutti i paesi a chiedere dove andavamo, avevamo l'Atlante De Agostini, ecco, per vedere il paese. Allora, se nel 69 sono andati sulla Luna, con la tecnologia che è migliorata, oggi dovremmo dire, Bobby, finito qui stanotte, mezzanotte, ci andiamo a fare un caffè sulla Luna? Ma tu sai, dicono, perché ognuno dice, io non so niente, però dicono che quando sono arrivati lì, l'ultima volta, gli alieni gli hanno detto, non venite qua, perché dall'altra parte sembra che ci sia qualcosa. Può essere quello. Oppure forse pensavano di trovare sulla Luna qualcosa come uranio, oppure oro, platino o diamanti, hanno trovato solo pezzi di roccia e quindi hanno detto che ci frega andare sulla Luna. Potrebbe anche essere così. Comunque rimane Fly Me to the Moon, portami, fammi volare sulla Luna ed è un fatto d'amore. Oh yes. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, baby, I love you. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with songs and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Oh, in other words, I love you. Stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with songs and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. I say, in other words, in other words, in other words, I love you. Okay. Gli piace molto la ciccia, eh? Gli piace il jazz. Yeah.
sta importunando. Tu lo devi lasciare stare, Marchino. Mi piace il jazz. Senti, ma ho visto qui che ci sono le parole di Over the Rainbow, ma perché sai fare Over the Rainbow? Posso tentare, se sbaglio tutto in diretta, qualche volta uno sbaglio fa anche bene alla salute. Ci provo. Come ultimo brano, altrimenti cosa scegli? Perché no, dopo... no, mi piace Over the Rainbow. Perché dopo Fly Me to the Moon, Over the Rainbow. Una volta cantavo in Do, adesso non so se con la tenerezza dell'età la posso ancora cantare in Do, però ci proviamo. Dopo Fly Me to the Moon, Portami sulla Luna, Over the Rainbow, sul... Vediamo, cioè al limite se la faccio male mi fa fare un altro pezzo finale. Facciamo un bel rock. Allora facciamone già due. No, questo è un altro, Over the Rainbow, e poi finisci con quello che vuoi. Somewhere over the rainbow, way up high, and the dreams that you dream of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dreams that you dream of, dreams really do come true. Someday I wish upon a star way upward, out the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops, high above the chimney top. That's where you will find me, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dreams that you dare to, why oh why can I? Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops above the chimney tops. That's where you will find me, somewhere over the rainbow, way up high, and the dreams that you dream of, oh why can I? Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops high above the chimney tops. That's where you will find me, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dreams that you dare to, why, oh why can I? Why, oh why can't I? Bobby Solo, Over the Rainbow. Con quale pezzo vuoi chiudere? Beh,
insomma, vecchio amore, primo grande amore Elvis, facciamo un bel Blues Sweat Shoes. Avevo una band di Parma, gli Acqua Fragile, bravissimi, e ricordo però che quando gli dicevo nel 75 al finale dovete fare Blues 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 Sweat Shoes, loro dicevano Blues 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 Sweat Shoes in parmigiano, e no, dovete dire ma figa Bobby, sì, facciamo così, Blues 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 Sweat Shoes, no, Blue Blues Blues Sweat Shoes, fortissimi, è stato molto bello con loro. Canzone di Carl Perkins. Carl Perkins, che io ho visto quando lavoravo con la CBS Schallplatten dal 65 al 70, ho fatto molte canzoni in tedesco. Prima c'era una signora simpatica e austriaca. Austriaca. Gli ho fatto bella 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 Marie, bleibe träume con Zürich morgen früh. Bella 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 Marie, vergiss mich nie. Wenn bei Capri die rote Sonne immer versinkt. E io parlavo in tedesco ma non capivo una parola. L'unica volta, posso dire una cosa un po' osè, ero con un produttore di 80 anni della Polydor, ero a cantare a Francoforte e una canzone aveva due parole che scoppiavo sempre a ridere. E lui mi fa, Bobby, ma perché ridi sempre e non continui sta canzone? C'erano due parole tedesche, immer e da, e faceva was das immer da, e io ridevo. Aiuto, aiuto, was das immer da, non capivo, aveva 80 anni povero e fumava 6 pacchetti di sigarette al giorno, quindi tossiva nella regia. Alla fine, sai quel Vicks Vaporub per il naso? Se lo mette, perché tossiva e non respirava. Se metteva sto tubo dei Vicks faceva e poi finalmente respirava. Era Gerd Mendelssohn, si chiamava, produttore tedesco, troppo simpatico. Carl Perkins l'ho visto da qui al jukebox, perché la CBS ha fatto venire Johnny Cash a cantare nel 67 nella base americana di Rammstein. E mi hanno detto se volevo venire. Io sono venuto. C'era lui nel camerino con un flip, con quell'affare lì, flipper, che giocava. Si è girato, mi ha dato una mano così. Io tremavo come una foglia e l'ho visto cantare dopo con June Carter, ma proprio a 8 metri. Johnny Cash. Sì, è la moglie. E Carl Perkins? Perkins faceva la chitarra, suonava la chitarra per lui e erano lì a 8 metri da me. Poi siamo andati a mangiare il giorno dopo. E casca sempre il mixer, è una tragedia, meno male che poi risale. Allora c'era il manager di Johnny Cash, che era Bill Pearl, che era poi il portaborsa del colonnello Parker negli anni 58-60. Era lì con me, sì sì. Allora, di Carl Perkins, Blues and Shoes, che vuol dire scarpe di camoscio blu, che l'ha fatta anche, l'hanno fatta in tanti, e stasera fa Bobby solo. Ok, grazie. Aiuto, è andato via tutto. Basta, non posso cantare più. Aspetta, aspetta, qui mi sono inceppato nel cavo di nuovo, cavolo, ragazzi. È che tu c'hai... Riattaccare la corrente dove? Qui? Non lo so, venite qua. Aspetta, questa? Questa, aspetta. Stiamo... Vediamo un po'. Si è staccata la corrente qui. Allora. Ecco, si sta accendendo. Si sta accendendo? Prova a sentire se va. Prova a sentire. Senti se va. Ho combinato un clima qui. Come fanno in ciampa? Guarda, fa. Non sento più niente. Non senti più niente? Yeah. Ci siamo salvati ancora una volta. Sì. Ci siamo salvati one more time. Blues and shoes. Are you ready, boys? Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready and the car can't go. But don't you step on my blue sweat shoes. Well, you can do anything, you lay hold of my blue sweat shoes. Well, you can knock me down, step on my face, sling my name and love at the place. Do anything that you wanna do,
Come on, baby, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoes. Well, you could do anything, you lay off of my blue suede shoes. Well, you could burn my house, steal my car, drain my liquor from a no-fruit jar. Do anything that you wanna do. Come on, baby, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoes. Well, you could do anything, you lay off of my blue suede shoes. Anything that you want to do. Come on, baby, lay hold for my shoes. And don't you step on my blue suede shoes. Well, you could do anything, you lay hold for my blue suede shoes. All right. For the money, two for the show, three to get ready, but a car can't go. Don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, gonna hop on my blue suede shoes. I say blue, blue, and the blue suede shoes. Blue, blue, and the blue suede shoes. Blue, blue, and the blue suede shoes. Blue, blue, and the blue suede. Well, you can do anything, gonna hop on my blue suede shoes. Bobby Solo, accompagnato da Lele Zamperini alla batteria, Giorgio Antoniazzi al basso, Bruno Marini al sax. Vieni qui Bobby, che siamo arrivati alla sigla finale. Arrivo. E visto che ti riguarda me la vieni a raccontare. Subito. Anche perché la sigla finale risale a un Roxy Bar del 4 marzo 1995. 1995, allora quanto tempo? Dopo racconto come si è verificato questa roba, però tu avevi già conosciuto Tom Jones. Certo, allora succede questo, siamo nel 67, io vado a promuovere a Via Asiago alla Rai, Rai 1, Radio 1, vado a promuovere un brano e vedo due discografici della Decca con lui, Tom Jones. Allora mi avvicino timidamente, gigante, e gli dico, io sono fan di due grandi star, Elvis e te. Scrivo il mio telefono e gli dico, tanto so che non verrai mai, non mi chiamerai mai, però te lo lascio lo stesso. Vado a casa, vivevo con mamma, eravamo in una villa a Leur, tranquilli, e mezzanotte, mamma è già in pigiama e pure io, suona il telefono, pronto, siamo i funzionari della discografica Decca di Milano, siamo qui a Trastevere con Tom che ha bevuto un po' di vino e vuole venire per forza a casa tua. Allora faccio, mamma, sta per arrivare un fenomeno, vestiamoci bene. Arriva e mamma, tutta timida, con le manine magre, gli fa, vuole bere qualcosa? E lui, gin. E mamma gli fa così, 2 centimetri. Lui prende la manina di mamma e fa così. Se lo beve,
poi tira fuori un sigaro cubano lungo 35 centimetri, lo accende e lo aspira. Perché solitamente i sigari non si aspirano. Lo aspira. Poi vede la mia chitarra Echo 12 corde sul appesa al muro. La prende e mi fa: ti dedico la canzone che esce tra 5 mesi, Green Green Grass of Home. E i vetri della mia taverna tremavano. Lui era tutto rosso il collo. Poi ci siamo rivisti di nuovo da te e tu mi hai detto: c'è Tom che chiede solo di te. Sì, hai detto Tom chiedeva di te perché dice: ma Bobby Solo. E io dopo gli parlo con lui. Prima però volevo raccontare un'altra cosa. Sì. Green Green Grass of Home è una canzone che lanciò Tom Jones, e c'è questo aneddoto che Elvis Presley era in tour e sentì alla radio Green Green Grass of Home, sì, che parla dell'erba verde di casa mia, quindi di nostalgia. Allora era tanto che era in giro e cominciò a piangere, lui e i musicisti. Allora chiamarono la radio e dissero: sono Elvis Presley, vorrei riascoltare, e gliel'hanno messa 7 volte consecutive. Wow. Quindi per fargli, e loro là, questa entrata nella storia, è una canzone country, e quando venne Tom Jones in Italia, che venne da me a Roxy Bar, perché tutte le star passavano di lì, e lui fece Kiss, che era una canzone che aveva appena interpretato di Prince. E poi a un certo punto, quando ha finito una canzone, fece un paio, mi ricordo più quali, io sono andato su da lui perché tu gli avresti dedicato Green Green Grass of Home. Sì, sì. Okay? Fra l'altro alla chitarra c'era un chitarrista che poi poverino se n'è andato. È Guido Toffoletti. Guido Toffoletti. Un amico carissimo, un bluesman, amico di Keith Richard. È un grande bluesman di Venezia che poi, quando ho sposato Tracy, 29 anni fa, mia moglie, lui aveva una Rolls Royce che aveva comprato su eBay a prezzo basso, ed è venuto da Venezia con la Rolls Royce per portare me e mia moglie alla chiesa. Poi è successo invece che ci siamo confusi, io e Tracy, su un Alfa Romeo mia 164 che aveva anche qualche bozzo, e invece i miei suoceri nella Rolls. Sì, c'ero. E ti ricordi? Quindi cosa succede? Succede che non solo c'è Guido Toffoletti, che quello lo vedete perché ha un vestito di daino beige, sì, ok? E poi c'è Mats Hedberg. Mats Hedberg. Sì, e poi c'è un altro chitarrista. Fumanti, che quando, siccome Tom Jones, dico: guarda, ti ricordi Bobby Solo? Certo, Bobby Solo inizia Green Green Grass of Home, lo vedrete. A un certo punto Tom Jones viene da me e mi dice: ma se io salgo sul palco, pensa, si offende? Che onore, per e me è pazzesco. Io dico, no, stai tranquillo, vai, anzi, è un onore. Mamma mia. Voi vedrete Tom Jones che si avvicina e fa così col dito, come dire, posso? Poi arriva sul palco, quando arriva sul palco, voi vedete che c'è questo Fumanti, che non gli par vero che c'è Tom Jones lì. E quindi comincia questo solo. Un po' forte, lo tiene un po' troppo lungo, alto. E si vede Tom Jones, lo guardate che guarda molto, no, dopo, guarda male il chitarrista, sì, che smetti, dacci un taglio. A un certo punto, quando sta per prendere, lui vuole tornare a fare una sola, lui lo fa così, dice: just the chords, soltanto gli accordi. Just the chords. Ma tu sai che Tom Jones è venuto a cantare, mi sembra l'altro anno, non ricordo, 2 anni, a Umbria Jazz. È arrivato e aveva purtroppo dei dolori forti di sciatica. Allora non voleva lì a Perugia, nel un grande posto dietro il palco, non voleva né i poliziotti né le guardie. Quando gli hanno detto: c'è l'amico Bobby, mi ha fatto entrare solo a me in camerino, e poi l'ho accompagnato perché gli faceva male da morire la sciatica, e mi diceva: Bobby, I have a big pain with the sciatica. Sciatica, diceva. E l'ho accompagnato sul palco. Ok, allora. Però una cosa non è potuta essere il mio sogno: cantare un gospel con lui e con un organo Hammond, cantare una canzone di gospel. Bobby, è finita? No, siamo 15 minuti in ritardo. Fermiamoci subito. È stata un'altra puntata di Roxy Bar, nuovo Roxy Bar, stupenda. Grazie. Musica, si parla di musica, grande musica stasera, e terminiamo con questo reperto del 1995. All right. When you were in Italy long long time ago, quando lui era in Italia tanto tanto tempo fa, you met a guy, hai incontrato un ragazzo, he was a singer,
He's still a singer, era un cantante ed è ancora un cantante. You went to his house, sei andato alla sua casa, do you remember? I do remember very well, yes. Molto bene. Allora, sei andato alla sua casa e lui, questa persona mi ha detto, dice, ha cantato in una maniera che tremavano i vetri e per un po' si rompevano quasi i vetri. È vero, Bobby, questa cosa? È verissimo. La voce è potentissima e bellissima. E adesso Bobby Solo su quel palco farà un omaggio a Tom Jones interpretando una sua canzone che è Green Green Grass of Home. Bobby Solo. Grazie. The old town looks the same as I step down from the train. And there to meet me is my mama and my papa. Down the road I look and there runs Mary, hair of gold and lips like cherry. Yes, it's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry. And there's that old tree that I used to play on. Down the golden lips like cherry. Yes, it's good to touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. Hold it, hold it. Then I awake and look around me. Four gray walls that surround me. And then I realize, yes, I was only dreaming. For you see, there's a God, and there is a sad old padre. Arm in arm, we'll walk at daybreak. Then I will touch the green, green grass of home. Together. Yes. They'll all come to see me in the shade of that old oak tree as they lay me beneath the green, green grass of home. Oh. Okay.
Grazie a Bobby Solo e grazie a Tom Jones.